Cioè, il disabile già deve avere varie cose, vari diritti, in più pure l'assistenza sessuale, ho detto mazza quante cose, insomma. C'è proprio una negazione di questo aspetto, sia della sessualità che dell'affettività, e per cui credo che ci si senta in qualche modo un po' amputati. Venivamo percepiti da un punto di vista biomedico, cioè la persona con problemi è il problema che rappresenta. Cioè mio marito appena si parla di sessualità girava le tacche e se ne andava. Ho detto ma perché la cosa ti è estranea? Non mi pare, abbiamo due figli quindi. Però poi ci ho un po' riflettuto, ho detto vabbè, cioè magari per quelle persone che veramente non riescono a muoversi, perché magari posso pure capirle, io che riesco a muovermi poco, dico vabbè, finché faccio da sola ce la faccio. Potrebbe aiutarli a risolvere in un modo talmente semplice che è una crudeltà non pensare a creare questa figura. Una donna dall'estero è venuta fino a Zurigo con molta difficoltà, ci siamo trovati in un albergo e durante la seduta si è messa a piangere. Come prima reazione ho pensato cosa ho sbagliato, dove non sono stato attento, e lei poi mi ha detto che piangeva perché le rincresceva di aver aspettato 40 anni per vivere un momento così bello, così forte, così. L'assistente sessuale è una figura legale in Svizzera, Danimarca, Germania, Olanda e Svezia. Si tratta di professionisti che al prezzo di circa 100 euro offrono esperienze affettive ed erotiche a persone affette da disabilità fisica o psichica. Da qualche mese se ne parla anche in Italia. Maximiliano Olivieri, blogger affetto da distrofia muscolare, lo scorso novembre ha lanciato la petizione «Assistenza sessuale è una scelta», per introdurre questa figura anche nel nostro paese. Se per alcuni si tratta di una libera scelta, altri si sono indignati e hanno associato questi professionisti del sesso alle prostitute. Diciamo che la petizione in questo caso serve più a livello divulgativo. A livello invece pratico, la mia richiesta è quella proprio di avere una proposta di legge affinché questa figura sia riconosciuta come vera e propria terapista. L'assistente sessuale indubbiamente è una figura necessaria, tutto quello che aiuta la conoscenza di una parte di sé che appunto per molti anni è stata sommersa, è stato quasi un diritto, non voglio dire negato, ma sottaciuto, no? Se una persona viene toccata sempre per un certo motivo, si spenge poi. Un oggetto, ti senti un oggetto, ti vestono, ti spogliano e ti lavano, basta. Cioè le mani degli altri tu le senti soltanto per questo. In Italia non è detto che sia facile farla esistere per una serie di problematiche. Nel momento in cui mi verrà dato il modo di abilitarmi come prima terapista sessuale in Italia, io subito. Non vado a donare il mio corpo per guadagnare soldi, vado a dare un servizio che è estremamente preciso perché riguarda l'aspetto corporeo, l'aspetto delle emozioni, l'aspetto anche della sessualità. Quando te vai a un ristorante, c'hai il cuoco che ti porta tutte le cose già fatte. Questa è un po' quella che potrebbe essere la prostituta. Te vai all'incontro e lei ti dà tutto quello che vuoi. L'assistenza sessuale fa un'altra cosa. Viene da te e ti insegna a cucinare. Noi, innanzitutto, non vendiamo atti sessuali. Noi vendiamo il tempo dell'incontro. L'incontro è un approccio con il cliente. Consiste innanzitutto nel parlare con lui e c'è prima un colloquio con la persona ad assistere e poi si procede all'accompagnamento sessuale. In ogni caso, ciascuna seduta può avere contenuti diversi. Le cose cambiano da cliente a cliente. Che ne so, facciamo l'esempio di uno che non si può toccare da solo. Ok? Ah, ecco, certo. Allora, questa persona Come vorrebbe essere toccata, e questo deve essere capace di compenetrare l'assistente sessuale, e questo magari la prostituta a volte per limiti di tempo non lo fa. A differenza della prostituta che agisce in regime di clandestinità con tutti i rischi che comporta, l'assistente sessuale dovrebbe essere qualcuno che può suonare tranquillamente al campanello a casa e venire a fare la terapia sapendo che il genitore sta nella stanza accanto. Cosa puoi fare se non sai come affrontarlo, da quale lato?
non ne sai niente praticamente. E cosa pensi dell'assistente sessuale allora? Sarebbe senz'altro positivo se ci fosse veramente qualcuno che possa agire, fare da supporto. Anche io lo ascolterei con molta volontà perché mi piacerebbe saperne di più. Ovviamente questo implica, oddio, chissà che trauma quando tu lo dici, no? Perché dici, cavolo, un genitore che apre la porta a una che farà sesso col figlio. Senti, sembra una cosa pazzesca, però fondamentalmente tutti quei genitori che hanno preso atto di quanto è difficile gestire una sessualità che non si può esprimere mai, sarebbero ben lieti di accogliere, secondo me, una figura preparata, come se fosse un fisioterapista che viene a casa. Valerio e Giulia si sono conosciuti ormai 8 anni fa. Oggi hanno una relazione stabile e felice. La madre di Valerio, Loredana, si è sempre interessata alla vita affettiva del figlio, parlandone con lui senza tabù. Ma non è sempre così. La sessualità delle persone affette da disabilità è spesso negata e i genitori finiscono per considerare i propri figli come degli eterni bambini. Posso dire dei particolari anche scientifici sono, perché insomma, se no come partecipa? Cioè, ho capito che stava sviluppando, perché io mi sono sempre occupata del suo risveglio, quindi di vestirlo, di lavarlo, e mi sono accorta che si era sviluppato. E gli ho detto questo, ho deciso di avvertire mio figlio che da quel momento in poi avrebbe dovuto fare i conti anche qualche ragazzetta. Naturalmente poi non sono stati anticipati i tempi, per fortuna non abbiamo dovuto pagare nessuno, però io mi ricordo che molto seriamente ero preoccupata della sessualità di mio figlio. Si pensa che disabile vuol dire non posso. Allora, invece magari puoi meglio di tanti altri, perché certo uno non può andare con scritto in fronte posso. Capito? Cioè, da tanti anni ormai quindi ho il godimento di una sfera affettivo-sentimentale solida e felice, però per arrivarci comunque i gradini sono stati molti, capito? Abbiamo incontrato degli assistenti molto aperti, no? Che quindi non si scandalizzavano, cioè nel senso magari ci aiutavano, diciamo, a, come posso dire, a spogliarci, a metterci a letto, poi però ci lasciavano in completa intimità. Adesso abbiamo trovato dei modi per fare tutto da soli. E l'affettività come un continuum rispetto all'autonomia. All'autonomia, alla considerazione di sé. Quando mi vedono a me e la mia compagna, o è mia sorella, o è la mia assistente, o è la mia terapista, ma nessuno mai immagina che è la mia compagna. Ma è una cosa che a me mi fa tremendamente rabbia, ma sai perché? Perché la mia compagna è una bella ragazza. Loro hanno gli stereotipi proprio, il disabile a casa, la sera non si esce, poi se si fidanza, si sposa e da lì c'è il sesso. Invece come vengono a sapere altro rimangono come per dire, come tu non eri la disgraziata di turno, invece no, assolutamente no. Una donna lesbica e disabile è doppiamente penalizzata in un paese che non è pronto ad accettare l'idea che le persone con disabilità possano vivere una vita sessuale a 360 gradi. Negli altri paesi l'assistente sessuale è preparato per affrontare anche queste situazioni. Ad indagare sul mondo della sessualità dei disabili ci hanno pensato Adriano Silanus e Priscilla Berardi, realizzando Sesso, Amore e Disabilità, il film documentario che raccoglie 37 interviste a disabili fisici e sensoriali di tutta Italia. Le persone avevano tanta voglia di raccontarsi e quest'idea che le persone con un fisico non conforme possono fare delle pratiche sessuali come tutti ha stupito molti. Invece con una ragazza a 16 anni è stato il primo bacio, quindi cioè ci sono andata più tranquilla, perché comunque le ragazze sono molto diverse dagli uomini, cioè sono più delicate. Esisteva questa difficoltà nell'affrontare una doppia identità, nell'accettare una doppia identità, quella disabile e quella GLB. Però quando la persona riusciva a elaborare dentro di sé una delle due identità, cioè a farla propria e a farla diventare una parte integrante della propria personalità, non più come un deficit ma come una risorsa,
automaticamente poteva essere elaborata anche l'altra. Adesso si parla anche dell'assistente sessuale, no? Esce da molte parti questa figura. Sì, ma se ne parla sempre riferita all'uomo. Però per una donna, l'assistente sessuale maschile, per una donna non è stato molto e non è molto contemplato. Forse perché c'è ancora un tabù rispetto a questo argomento. Facendo questo lavoro avevamo contatto con diverse realtà di donne che sono andate dal ginecologo per avere la visita anticoncezionale, perché avevano delle storie e il ginecologo gli diceva: ah, problemi mestruali. Ma tante storie sono di donne quasi, non vorrei essere esagerata, prese in giro dal ginecologo. Le richieste da parte delle donne è purtroppo molto al di sotto della richiesta che viene fatta da parte di uomini che desiderano l'assistenza sessuale. L'uomo si lascia forse più facilmente cogliere dal momento, dal desiderio, e per lui va bene così. Negli Stati Uniti è più una figura che accompagna la psicoterapia, è una figura che sta a metà tra il terapeuta, il sessuologo e l'assistente personale. Per uomini e per donne, per omosessuali, lesbiche, bisessuali, eterosessuali. Quindi si abbraccia tutti. Mi sembra giusto così. La sessualità dei disabili psichici è un argomento estremamente delicato. Sono consapevoli della propria sessualità? Riescono a controllarla? Come reagiscono gli operatori del settore? Alessandro, disabile cognitivo, incontra una volta al mese la stessa prostituta. All'inizio erano gli stessi operatori della casa famiglia in cui vive ad accompagnarlo su sua richiesta. In seguito si è organizzato autonomamente. Nonostante Alessandro viva con grande disagio e senso di colpa la propria sessualità, il suo medico spiega che anche grazie a queste esperienze è migliorato e gli sono stati diminuiti alcuni farmaci. Ma capitano è una persona molto carina, molto affettuosa, e che mi dà un servizio stupendo. Io trovo piacere, anche mi sento meglio dopo, perché arrivo troppo carico. I rapporti con i genitori rispetto alla percezione del loro figlio disabile è rimasto inalterato, sono passati 20 anni, ma era bambino allora e ancora è bambino. La sessualità è qualcosa da grande. Pazienti che di fronte alla prima manifestazione, no, di esuberanza sessuale vengono comunque sedati. Che anche se una persona ha un ritardo mentale non vuol dire che non abbia nei sentimenti e nella sessualità. Loro hanno una vita affettiva qui all'interno di sé, per cui si scelgono, si fidanzano all'interno dei gruppi, dei diversi gruppi. Sono proprio delle storie d'amore che vanno avanti per anni, no? È che non bisogna cercare di non attribuire a persone che hanno una diversa visione del mondo le nostre categorie. Il dibattito è aperto. Che fare dunque? È utile l'introduzione di questa figura in Italia? Quali sono, se ci sono, i rischi? L'Italia è pronta all'assistenza sessuale? Sarebbe certamente utile che sia presente anche questa possibilità. Vedo un po' con sospetto queste iniziative così, no, di crociate per i diritti, no, della sessualità dei disabili. Un sesso idraulico, no? Cioè che ogni tot una persona ha bisogno, come dire, di uno sfogo fisico, quale che sia, e che ha orientato, non so, molte famiglie per esempio, a dare sollievo proprio concorrentemente con questo modello all'interno della stessa famiglia da un punto di vista sessuale, o a portare con una prostituta, non so, un figlio, è un modello specifico, non esportabile. Ci sono dei ragazzi che mi hanno chiesto soltanto di essere abbracciati e toccati. Non è che vogliono fare Kama Sutra. Bisognerebbe fare proprio un lavoro socioculturale, di educazione, di informazione,
di abbattimento del pregiudizio e dell'ignoranza, perché altrimenti l'assistente sessuale penso che rischi di diventare un po' un parcheggio. Mi avrebbe fatto sentire comunque diversa il fatto di dover ricorrere a una figura che non lo fa, cioè sì, lo fa per scelta, perché magari è un lavoro anche che gli piace, però è un lavoro, diciamo. Sarebbe bello che una persona potesse scegliere. Se ci fosse l'assistente sessuale, ogni individuo potrebbe decidere se utilizzare questa figura professionale oppure no. La questione non è che il disabile deve andare con l'assistente sessuale, ma quella percentuale di persone disabili che vogliono avere un rapporto a pagamento devono poter scegliere di averlo. Oggi non è possibile. Io non ho voglia di stare a spiegarlo ancora e a convincere la gente che questa cosa è una cosa diversa, questa cosa è giusta o no. A me interessa soltanto che le persone possano scegliere questa figura. E quindi non toglie niente a nessuno, no? Quindi...